ogni porto parla di accoglienza, in particolare il porto di Brindisi, porto di salvezza per ogni uomo e per l'intera umanità. Sono su questa terra da 12 anni e per tutta la mia vita ho sentito parlare di pace e uguaglianza tra i popoli. Ma dai libri di storia, fino ad oggi, nulla di ciò è stato rispettato. Oggi, bambini e bambine come me si mettono in viaggio e spesso non arrivano a destinazione. I miei genitori mi hanno raccontato di Brindisi e di come ha accolto tanta gente che arrivava dal mare. Tante persone arrivarono dall'Albania e la città si trasformò. Tutti e tutte voi avete aiutato quel popolo stravolto. Non avete avuto paura,
perché eravate sorpresi e vi siete messi in ascolto dei loro bisogni. Credo sia importante non avere paura. Brindisi non ha avuto paura. E io non ho paura. Malala, una bambina pakistana che ha ricevuto il Nobel per la pace, ha detto che un bambino, un insegnante, un libro e una penna sono le nostre armi più potenti e possono cambiare il mondo. Crediamo che la cultura sia una risposta alla pace. Conoscere le nostre origini e le storie delle persone ci fa essere più vicini e capaci di convivere. Proprio qui, nella casa del turista, apprenderemo divertendoci e con la cultura troveremo tutte le risposte per costruire un futuro migliore. Io ci credo, e tu?